bugia bianca, come diceva la mia nonna, bugia bianca, perché un uomo vivo in tale inferno c'è in ciaso. Ora dico, vi sto parlando di una storia di 3.000 anni fa, che erano proprio 3.000 di numero. Questa foto ce la siamo scattata in Sicilia. Era l'estate del 93. Io non ero ancora Orfeo. Io non ero ancora Euridice. Ho pensato, troppo piccola per me. Troppo magro per me. L'ho pensato. La notte l'ascoltavo respirare. Aveva il sonno così profondo che a volte parlava. No, no, non sbagliava il mio nome. Diceva proprio, Jack, ti amo. Lo ascoltavo respirare. Quando era stanco russava. Mi ami? Gli domandavo. Così lui smetteva di russare. Non tornerà quello di prima. Nella migliore delle ipotesi resterà paralizzato. Giuliano era sempre pieno di vita. Avrebbe preferito morire. Amore, ma oggi i medici fanno miracoli. No, non fanno miracoli, fanno quello che possono. Lo hanno riportato in vita, ma quella non è una vita vera. Lo hanno ridotto un vegetale senza coscienza. Quello non è Giuliano. Giuliano non è quella cosa. Giuliano non parla più. Mi devi promettere, se mai mi troverò in una situazione simile, non mi terrai in vita. Ma perché devi pensare a questo adesso? Perché può succedere, vedi? Io non vorrei mai vivere come un vegetale. Vivere così per me non è giusto, promettimelo. Promettimelo anche tu. Te lo prometto. Promesso. Che succede? Orfeo? Sì. Giulia, sì, sono suo marito. Come? Ospedale quale? Quale? Indirizzo. Chi siete? Che volete? Un testimone ha chiamato il 118. Codice rosso. Partita ambulanza e automedica. La macchina era sbandata, testa coda finita contro lampione. Dentro una giovane donna era in coma, aveva sbattuto la testa. Abbiamo capito subito che le condizioni erano gravissime, riflessi assenti, arti immobili. Respirava appena. L'abbiamo estratta dalla vettura e caricata sull'autoambulanza. Cosa mi fate? Cosa mi fate? L'abbiamo sfogliata. Aveva diverse contusioni su tutto il corpo, ma la più importante era alla testa. La fronte fratturata. Non sapevamo l'entità dei danni cerebrali. Ha smesso di respirare, abbiamo usato il defibrillatore. Ha ripreso, l'abbiamo ossigenata. Le radiografie all'ospedale confermarono frattura della fronte e di una vertebra cervicale. Emorragia nell'emisfero cerebrale sinistro. Diverse lesioni in varie parti del cervello. L'abbiamo sottoposta a trazione cervicale, intubazione tracheale, ventilazione meccanica. Lasciatemi andare, lasciatemi andare. Le condizioni peggiorarono. Gli emisferi cerebrali si gonfiarono, comprimendo il tronco encefalico. Comparve un'altra emorragia. Sì. Questo spettacolo mi ha ricordato molte cose, anche quando Pier Giorgio era in ospedale. Lui non era in stato vegetativo, ma era vivo, vegeto, non poteva parlare, era intubato. E lui stesso poi mi raccontò che quando gli hanno messo la bottiglia di Bulau, che è una cosa dolorosa perché gli dovevano mettere un tubicino tra le vertebre fino dentro al polmone, perché gli era venuto, insomma, aveva un intercapedine pieno di acqua e gliela dovevano togliere. E tanto non strilla, non gli facciamo l'anestesia. E c'era un'infermiera che si è sentita male perché lui poteva soltanto sbarrare gli occhi, faceva la smorfia di grandissimo dolore, ma non poteva, appunto, non poteva strillare perché aveva il tubo in gola. E poi tante altre cose dove dicevano, ma tanto questo non vive per tanto, insomma lui capiva tutto, sentiva tutto, non poteva parlare, ma questa crudeltà del personale, questo poco rispetto per la persona nel trattarlo. E c'era un'unica infermiera che si chiamava Stefania,
che diceva: ragazzi, voi non dovete parlare così, questo è un uomo che capisce tutto, lui sa che cosa dite, capisce che cosa dite, ma no, lui non capisce niente, non può parlare. Certo, non può parlare, ma capisce. Lasciatemi andare. Sempre in coma, se mai si riprenderà, resterà paralizzata. Adesso bisogna aspettare. Cosa bisogna aspettare? 2 giorni per vedere se sopravvive. E poi? Chi lo può dire? Ho detto che ti avrebbero tracheotomizzata, allora sì, mi sono ribellato. Io non do il mio consenso! Sai cosa mi hanno risposto? Che il mio consenso non serviva. Che lo dicevano solo per tranquillizzare i parenti. Con quel tubo che entra in gola. Lasciami andare, ti prego. Quello che hai promesso. Ad una donna in coma dentro una macchina. L'abbiamo tirata fuori, l'abbiamo soccorsa. Cosa dovevamo fare? Dovevamo lasciarla lì! Io non ho mai detto questo. E allora? Cosa dovevamo fare? Davanti a me avevo un corpo. Io l'ho tenuta in vita. E adesso davanti a una persona che non si riprenderà. Io non posso. La porti a casa. Ne ha tutto il diritto. È un sabato sera, nel buio della sua stanza, in pace con la sua coscienza. Stacchi l'alimentatore. Sa cosa succederà? Ci vorrà una settimana prima che sua moglie muoia, se la sente. Ne hai coraggio? No, questa non è una questione di coraggio. Questo non è un fatto privato che si consuma nell'ombra, no? Dopo 2 giorni arriverebbe l'infermiere per un controllo, ve la riporterebbe qui. Io sarei pure accusato di aver tentato di ucciderla, no. Deve essere legale, deve essere un nostro diritto. Siete voi che l'avete condannata a questo limbo, voi adesso la restituite. Alla vita, Euridice, è in stato vegetativo permanente. Da 6 anni è collegata ad un sondino per idratarla e nutrirla. Non è in grado né di intendere né di volere. Suo marito Orfeo vuole l'autorizzazione a staccare quel sondino. 9 sentenze in 10 anni. Prima hanno affermato. Volete ucciderla, farla rinunciare alle cure significa ammazzarla. L'anno successivo hanno aggiunto. La volontà di Euridice può essere espressa soltanto attraverso un tutore. Così lo hanno nominato, ma poi hanno dovuto accertare. Se l'alimentazione artificiale sia o no una terapia. La scienza la definisce una terapia, ma poi hanno obiettato. Il diritto alla vita di Euridice si oppone alla sua volontà di non accettare le cure. Il diritto alla vita era diventato dovere di restare in vita, un obbligo assoluto e deciso da un'autorità suprema. Ma poi ci fu la svolta, l'ultima istanza, l'ultima spiaggia. La Cassazione ci dette ragione. Non si può obbligare alla salute. Il diritto del paziente di rinunciare alle cure non si ferma nemmeno quando significhi rinunciare alla vita. Avevano riconosciuto che lo stato di Euridice fosse irreversibile e che la mia volontà non era di ucciderla, ma di eseguire la sua. Nessuno può impedire l'esercizio di un diritto. Il diritto alla salute, come ogni libertà, implica anche il diritto a perderla. Era non morta. Per 17 anni, mi ero voltato per strapparla al suo calvario, per 17 anni. Non era accaduto nulla. Domani non ci sarei più. Non ti pettinerò più. Non sarò più qui con te. Io vi ringrazio moltissimo dell'invito di poter essere qui, perché già 2 volte ho dovuto rinunciare veramente con dolore, perché sapevo che era uno spettacolo molto importante e molto sentito anche dal pubblico. E me l'aveva raccomandato proprio una senatrice, la signora senatrice Ferraro, e dice: non lo devi perdere, è uno spettacolo meraviglioso. E oggi lo veramente con tanta commozione, perché ho visto, mi sono sentita stimolata, ricordata di posti, di
fenomeni passati nella mia vita, per esempio nella mia animazione, quando Pier Giorgio era ricoverato, ha dovuto far mettersi le bottiglie di Bulao, che significa mettere tra le vertebre un tubicino per far uscire l'acqua, perché il polmone era stato bucato. Anche, ecco, il poco rispetto tante volte verso le persone che sono trattate tante volte come cose, sono corpi, non sono più persone. La dignità della persona deve essere tutelata, è tutelata dalla nostra Costituzione. Terzo articolo. La nostra libertà deve essere rispettata. Tredicesimo articolo. La nostra libertà personale è rispettata, oltre alla nostra salute. Articolo 32. Quindi tutte queste cose l'avete visto oggi qui, veramente rappresentato molto bene, e le parole si potevano capire. Chi ha già sentito altre volte parlare sui diritti dell'uomo, sui diritti nostri, quotidiani, per sempre, della libertà dall'inizio fino alla fine, dalla nascita fino alla morte, e come morire, anche quello, questo è compreso. Avete trovato oggi tutto qui. Avete trovato Peppino Ingiano, avete trovato tutte quelle persone che languono nelle rianimazioni, dove vengono certe volte fatte delle cure inutili, futili, terapia che non serve più o che non serve proprio, perché sono i parenti tante volte che insistono, e questo è anche sbagliato. Il medico che non, siccome i parenti tante volte non sono d'accordo, allora il medico si para dietro alla terapia difensiva, fa delle cure che sono inutili soltanto per non essere poi denunciato che il paziente è morto. Anche questo succede. Ecco, per non avere tutte queste cose negative nella nostra vita, l'associazione Luca Coscioni, che lavora proprio sullo slogan dal corpo del malato, dal corpo dell'uomo, della donna, dal corpo del bambino, dal corpo di tutti noi, al cuore della politica. Quindi, e questo slogan lo ha coniato Luca Coscioni. Luca Coscioni, che era malato di SLA, dal corpo del malato al cuore della politica, e noi continuiamo. Quindi, anche se Euridice è rimasta sempre viva, cioè sempre presente, anch'io sento sempre presente Pier Giorgio, assolutamente sì. Lui quel pomeriggio ultimo mi diceva: tu stasera non piangere, parli bene, però poi alla fine veramente non ho pianto. Ho dovuto consolare Pannella e Marco Cappato, piangevano veramente come ragazzini. Ma no, non dovete piangere, adesso è libero. Sì, io poi ho pianto dopo, ma dopo giorni, nemmeno durante il funerale mi è venuto da piangere. Per me era libero, perché la sofferenza era stata veramente tanta, e in un certo senso mi sentivo io colpevole di non aver lottato di più affinché lui avesse veramente questa libertà poi esplicata, dove aveva poi veramente avuto il medico che si era proposto da solo, dottor Riccio, si è proposto ai radicali: io sono anestesista, io voglio vedere quest'uomo. E ce l'hanno portato, ha avuto tutta la cartella, tutto quello che aveva scritto, tutte le mie firme che avevo fatto su richiesta di Pier Giorgio.
Ecco, e poi? Sì, ma allora dopo le feste ci vediamo e io la sedo. No, no, mercoledì dopo i pacchi, diceva Pier Giorgio, naturalmente con un filo di voce, non come parlo io adesso. Che cosa vuol dire, dice meglio? Ma sì, dico, lui vede sempre la sera, perché vedeva soltanto ancora le cose stupide della televisione, non come prima le cose intelligenti. Era come se volesse proprio chiudere con tutto quello che impegnava una volta nella vita, perché adesso lo impegnava soltanto il pensiero di andarsene e voleva rimanere leggero. Ecco, il mercoledì dopo i pacchi. Era la trasmissione di Insinna di allora. Sì, 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 c'è ancora? Sì, sì, sì. È finita ieri. Ma lui voleva, già durante la sua vita, lui era diventato, dopo Luca Coscioni, era stato eletto presidente dell'associazione Luca Coscioni, co-presidente. E già allora lui lavorava su una proposta di legge. Anzi, qualche anno prima, nel 2002, quando aprì il suo forum, aveva il forum Eutanasia, con questo titolo, aveva scritto al Comitato Nazionale di Bioetica nella persona di Francesco D'Agostino, presidente, dicendogli che bisogna fare qualcosa, che il Parlamento dovrebbe avere la cortesia di fare una legge di vita, un testamento biologico che deve essere rispettato dal medico, questo diceva lui. Il dottor D'Agostino rispose subito il giorno dopo, non ce ne siamo occupati mai, che si sentiva solidale con lui, ma il testamento biologico è un problema perché c'è un libro di sloppe, c'è questo piano scivoloso che si può portare anche verso l'eutanasia su una morte assistita come voleva il malato con una medicina che il medico avesse somministrato eccetera. Questo lo diceva, ma no, per quale motivo non si potrebbe decidere come morire, come di decidere come essere curato e come terminare la sua vita. Lui diceva ai suoi colleghi forumisti: io non voglio parlare di eutanasia, quella non l'avremo mai se la chiediamo, io voglio solo che il malato abbia solo quelle cure che gli servono e non cure futili, perché dalle rianimazioni usciranno altrimenti dei cadaveri viventi. E questo, anche questo oggi mi sono ricordata molto bene. E lui a quei tempi pensava appunto a Ioana Englaro. E io credo che, io lo sento qui, è il suo spirito. E credo che avrebbe apprezzato moltissimo. Lui era un artista, era un uomo che amava l'arte, amava i temi classici, il dramma classico, Sofocle, Euripide, Aristofano, testo, solo appena una, due, tre pagine e mezza di una proposta di legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate sui trattamenti. Non si parla di eutanasia, non si parla di una morte assistita nel senso che l'ha avuta DJ Faro, no. Quella in Italia per il momento non sarebbe proprio possibile, non sarebbe nemmeno possibile fare una legge simile. E non lo volevamo nemmeno, per il momento. Poi, dopo, se ne può parlare.